In queste lucide giornate di aprile del 2020 è difficile resistere alla bellezza della città. Ferrara, ferita e spoglia dalla presenza dell'essere umano. Altresì facile è pensare a Giorgio Bassani. Tutto è chiuso, le persone dormono in una nostalgia ardente e senza suono che estende la sua ombra lungo tutta la città. Le strade asciutte, le linee rigorose dei palazzi, dei monumenti, la cattedrale, il castello e lassù, in alto, il cielo intenso azzurro e senza nubi, dove tutto è armonioso. Un'armonia che ti costringe a interrogarti sul manifestarsi delle cose. Qualche luce è accesa nelle case. Ferrara, sei così carica di sogni che splendi tra le mie palpebre e riconosco immutata ogni tua luce, perché tante volte in precedenti sonni mi sono immerso in te interamente. Tutto si rimescola nel gioco dell'essere in cui i destini delle persone si intrecciano. Caro Giorgio Bassani, nella calma apparente, qui tutti siamo in attesa, un'attesa paziente, come un dormiveglia, del calar della luce, fremendo insieme cose immobili e mobili, dello stesso desiderio misterioso. Sarà un lungo sonno, un fremito, nel pensare a chi incontrerò per primo in questo ritorno, io non più vagabondo. Subito dopo aver chiuso gli occhi per sempre, dunque, sono morto, Subito dopo aver chiuso gli occhi per sempre, eccomi ancora una volta, chissà come, a riattraversare Ferrara in macchina, una grossa berlina metallizzata di marca straniera, dai grandi cupi cristalli, forse una Rolls. A scendere ancora una volta dal castello Estense, giù percorso Giovecca, verso il roseo ghirigoro terminale della prospettiva, che intanto piano piano si faceva grande entro il concavo rettangolo del parabrisa. Lo chauffeur, d'alta e dura collottola, seduto a dritta davanti, certo lo sapeva molto bene da che parte dirigersi, né io, d'altronde, mi sognavo minimamente di rammentarglielo, ansioso com'ero di riconoscere sulla sinistra la chiesa di San Carlo, più in là a destra quella dei Teatini.
a lei di contro, già ferme, così di buon'ora, in crocchio, sul marciapiede, dinanzi alla pasticceria Folchini, gli amici di mio padre, quando lui era giovane, i più con larghe robbie, pigie in capo, alcuni con tanto di mazza dal pomo d'argento in pugno. Ansioso, anzi smanioso com'ero, insomma, di ripercorrere l'intera Main Street della mia città in un giorno qualsiasi di maggio-giugno, attorno alla metà degli anni venti, un quarto d'ora avanti, le 9 di mattina. Quasi sospinta dal suo stesso soffio lussuoso, infine la Rolls svoltava laggiù per via Madama e di lì a poco in via Cisterna del Follo. E a questo punto ero io, non più che decenne, le guance di fuoco per il timore d'arrivar tardi a scuola, a uscire in quel preciso istante, coi libri sotto braccio, dal portone numero 1. Ero io che, pur continuando a correre, mi giravo indietro verso la mamma spenzolata dalla finestra di sopra a raccomandarmi qualcosa. Ero io, proprio io, che un attimo prima di sparire alla vista di lei, ragazza, dietro l'angolo, levavo il braccio sinistro in un gesto di sofferenza e insieme ad addio. Avrei voluto gridare alt al rigido chauffeur e scendere, ma la Rolls, sobbalzando mollemente, già lungheggiava il montagnone, anzi ormai fuori porta, già volava per strade ampie, deserte, prive affatto di tetti ai lati e affatto sconosciute. Celebriamo il ventennale della scomparsa di Giorgio Bassani, nostro illustre concittadino. Il suo è stato un contributo eccezionale non solo come scrittore e poeta, ma come fine intellettuale della cultura del Novecento. Profondo studioso della storia dell'arte e ambientalista, il suo impegno in Italia Nostra a favore del patrimonio culturale e paesaggistico ha dettato linee di indirizzo e permesso di salvare monumenti e altri luoghi d'arte abbandonati. Leggere Giorgio Bassani significa ripercorrere i luoghi che erano nel suo cuore e sono in quello di tutti i cittadini di Ferrara. Le mura, la casa di Ludovico Ariosto, il castello Estense, la palazzina Marfisa d'Est, le vie del ghetto ebraico. Prendiamo spunto ed ispirazione dalla sua determinazione a scendere nella contesa senza mai sottrarsi alle sfide, a cercare nuovi impulsi ed idee per far partire la nostra città. Insieme. Se una Rolls del parabrise. Certo, lo sapeva molto bene da che parte. Una grossa berlina metallizzata. Chissà come, riattraversare Ferrara